Incontriamo nuovamente il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, con lui una panoramica di quello che accade nella nostra città. Sindaco, ben ritrovato, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito per parlare con me, ma con la nostra cittadinanza, di quelle che sono diciamo, le vicende legate a questa situazione abbastanza incresciosa che è quella del Covid-19. Ostuni è stata, insomma, una città che ha avuto una serie di problematiche, diciamo, per quanto riguarda il numero dei contagi, ma ci potrà chiarire bene lei quello che sta accadendo. Intanto, bentornato su Ostuni Notizie, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, un saluto a tutti. Sì, abbiamo questi dati del contagio Ostuni molto, molto elevati, sono dati che risentono di due situazioni particolari molto, molto importanti numericamente. La prima, quella di cui si è ampiamente parlato all'inizio di questa crisi, che è quella dell'ospedale, con diversi casi nell'ambiente ospedaliero, parlo del pronto soccorso, parlo della pneumologia, dell'ufficio igiene e del distretto sanitario. Questa è una prima tranche, diciamo, di chi all'inizio è stato un po' colto di sorpresa, forse non, le difese non sono state all'altezza. Parlo naturalmente dei dispositivi indossati dal personale. E poi abbiamo l'altro numericamente importante dato del villaggio SOS. Qui abbiamo molti contagi, quasi tutti asintomatici, che sono stati scoperti grazie a una serie di tamponi effettuati nelle settimane scorse. Quindi il nostro dato, diciamo, risente di queste due grosse situazioni. Poi ci sono dei nuclei familiari cui è contagiato un componente della famiglia, poi si sono contagiati anche gli altri. Qui devo dire che da una parte il ritardo nell'esecuzione dei tamponi ha giocato la sua parte, e dall'altro anche un malinteso senso di isolamento. Quando si ha in casa un contagiato o qualcuno con i sintomi, è sempre prudente che qualcuno della famiglia si isoli, ma si isoli veramente, cioè andando a vivere da un'altra parte. Isolarsi e chiudersi in casa comporta inevitabilmente il contagio degli altri. E noi abbiamo questa situazione, cioè che nelle famiglie contagiato il primo, poi c'è stato il contagio anche degli altri, magari in maniera asintomatica, ma il contagio c'è stato. Questi sono, diciamo, i numeri che noi abbiamo e la casistica che abbiamo in studio. Sindaco, fa preoccupare, credo, anche no, la notizia che abbiamo lanciato anche noi dopo aver appurato, insomma, che tutto fosse stato corretto, la notizia della residenza per anziani, il focolare, che vede anche lì una positività. Io ho avuto notizia dal direttore Don Franco Blasi, che mi ha informato della positività di un componente del personale, e immediatamente ho chiesto al direttore generale che si effettuassero i tamponi non solo al personale, ma anche agli ospiti. Mi viene comunicato da Don Franco Blasi che le operazioni di rilievo dei tamponi per il personale è stata completata nella mattinata di oggi, mentre non sono stati ancora effettuati tamponi al personale, agli ospiti, ragione per cui ho ritenuto di sollecitare la direzione generale della ASL perché siano eseguiti i tamponi anche agli ospiti e soprattutto che i tamponi vengano refertati velocemente, perché voglio anche ricordare che d'intesa con Don Franco Blasi il personale non è stato fatto rientrare nelle proprie abitazioni per evitare una possibile propagarsi del contagio. Sono adesso ospitati nel centro di spiritualità Madonna della Nuova, che è gestito dallo stesso Don Franco Blasi con la Fondazione Madonna Pellegrina. E quindi abbiamo urgenza di conoscere l'esito dei tamponi, sia per capire
quanto questo contagio possa essersi diffuso, e speriamo naturalmente che non si sia diffuso, e sia per liberare anche le persone che risulteranno negative al tampone da questa situazione più sconveniente di disagio, insomma, nel stare lontano da casa. Il pensiero è soprattutto per gli ospiti, Certo. ma ci viene segnalato dallo stesso Don Franco che le condizioni di salute sia degli ospiti attualmente residenti, quindi al netto di chi era ricoverato in ospedale per altre patologie, e degli stessi lavoratori del focolare, è una condizione di salute buona, per cui speriamo che i tamponi confermino diciamo, le aspettative di Don Franco e di tutti noi. Sindaco, molti commenti che leggiamo sui vari social parlano di molta gente in giro ancora, anche noi stessi ci siamo resi conto, diciamo, nel momento in cui usciamo per andare a fare le nostre faccende, diciamo, casalinghe, tra virgolette, quando usciamo per servizio, ci siamo resi conto che forse durante la mattina c'è un maggior afflusso di persone che girano intorno, insomma, al perimetro della nostra città. Via Lepore a volte è molto trafficata, anche altre strade del centro sono trafficate. E su questo volevi fare una domanda per quanto riguarda i controlli e per quanto riguarda le forze dell'ordine, come siamo messi? Io sono in contatto con le forze dell'ordine in maniera quotidiana, ci sentiamo tutti i giorni, anche oggi ho parlato con loro, chiedo sempre molto impegno, giorno per giorno sento anche quali sono un po' le necessità che si sviluppano, cambiano naturalmente di frequente. Io stesso ho potuto verificare, oggi sono stato in ufficio come gli altri giorni, e io stesso ho incontrato due posti di blocco. Il controllo c'è, bisogna chiarire forse un aspetto. La Guardia di Finanza e la Polizia non coprono come territorio soltanto studi, loro hanno come competenza territoriale un ambito molto più ampio, per cui se uno si aspetta di vedere tutti i finanzieri nelle sale di Ostuni, tutti i poliziotti nelle sale di Ostuni, è chiaro che resta deluso, ma loro devono coprire un raggio molto più ampio di azione. Per cui, nel limite dell'organico che c'è in tutte le forze dell'ordine, la polizia locale stessa, i controlli ci sono e ci sono state anche diverse sanzioni. Controlli che intensificheremo particolarmente nei giorni di Pasqua, di Pasquetta, in questo, questi giorni di festa, perché temiamo che qualcuno possa ritenere di allentare la presa e l'attenzione sui criteri e sulle modalità che ci siamo dati, che ci ha dato il governo e che noi stiamo cercando di rispettare per vivere questo periodo difficile. I dati statistici che arrivano a livello nazionale e regionale, almeno fino a ieri sera, parlano di un miglioramento della situazione, ma questo non deve far assolutamente pensare che siamo fuori. Non siamo fuori perché? Perché, per esempio, giusto per rimanere a Ostuni, noi stiamo aspettando l'esito di tanti tamponi. Stiamo anche ancora piangendo la morte di un concittadino. Stiamo ancora pensando che ci sono altre situazioni molto difficili, perché anche le altre RSA sono luoghi in cui si deve concentrare la nostra attenzione, ma anche nelle famiglie bisogna evitare di essere insieme, cioè bisogna praticare quel distanziamento sociale che viene chiesto a gran voce e dobbiamo continuare a farlo. Il fatto che arrivino dei dati più incoraggianti a livello nazionale non deve assolutamente far abbassare la guardia. Per questo motivo ho chiesto alle forze dell'ordine un'intensificazione di questi giorni. Dobbiamo tutti quanti fuggire la tentazione di pensare che questa possa essere una Pasqua, una Pasquetta come quella degli altri anni. Noi dobbiamo tutti quanti convincerci di rimanere a casa e ognuno di noi deve farsi nei confronti del vicino, del parente, educatore, cioè deve spiegare ogni giorno che bisogna rimanere a casa, che bisogna usare le mascherine, bisogna utilizzare i guanti,
perché questa battaglia ancora non è vinta, ci vorrà del tempo. Pensate che dei positivi, che pure sono in via di guarigione di Ustuni, ancora non possono essere dichiarati perfettamente guariti perché ancora non vengono eseguiti i tamponi. Noi ancora abbiamo nella casella dei guariti 1-0, quindi non siamo per nulla fuori e bisogna continuare a combattere questo virus. Per combattere ad armi pari bisogna utilizzare l'unica strategia che è stata scelta a livello governativo, cioè stare a casa, essere distanziati socialmente. Non esiste un'altra strategia. Utilizzare naturalmente le mascherine, utilizzare i guanti, disinfettare spesso le superfici, lavare le mani, tutti quegli accorgimenti che sono stati dettati in materia, ma soprattutto stare a casa. Io Perché non da abbiamo ancora sempre un ho grande vaccino. fiducia perché non abbiamo un vaccino e perché le cure, varie cure che sono state, che vengono ancora oggi, sperimentate, comunque, le cure sono cure, ma nel frattempo il virus, può essere particolarmente aggressivo e le cure potrebbero rivelarsi tardive. Tra le altre cose, a Ostuni noi abbiamo tanti casi di asintomatici, per cui il fatto di star bene fisicamente, di non avere decimi di febbre, di non avere tosse, questo non significa che non possiamo noi stessi essere portatori inconsapevoli del virus. E per questo motivo dobbiamo veramente rispettare quello che ci diciamo. Sindaco, avete Io ho fatto anche una... sempre avuto. No, prego, prego, continui. Sì, Capisco il ritardo di audio. no, voglio dire questo, io ho sempre avuto e ho fiducia nei miei cittadini e non potrebbe essere diversamente, anche perché loro ne hanno avuto nei miei confronti da meno di un anno a questa parte tanta. E quindi sono sicuro che capiranno, capiremo tutti insieme che la battaglia non è finita e che va combattuta. Ma come dicevo prima, ho chiesto alle forze dell'ordine un impegno supplementare di vigilanza e io stesso sto predisponendo per questi giorni, con possibilità che sia prorogato, un controllo supplementare mediante l'utilizzo di droni, cioè faremo sorvolare la città, la marina e anche l'entroterra da droni che controllino il territorio in modo da scovare quelli che hanno per stanchezza mentale o per sottovalutazione del problema disatteso le indicazioni che abbiamo dato di non creare assembramenti e riunioni di persone. Quindi tutto il territorio in questi giorni sarà sorvolato dai droni collegati direttamente con la polizia e il comando della polizia locale. L'ultima domanda che volevo farle prima di naturalmente lasciarla al suo lavoro, sindaco, è quella che anche lei, come diversi sindaci della provincia di Brindisi e anche molti sindaci italiani, ha firmato questa mattina un'ordinanza che vieta ai negozi, quelli che dovrebbero essere aperti, quindi beni di prima necessità, di essere chiusi nel giorno di Pasqua e di Pasquetta, in modo tale che non si vada, insomma, tra virgolette, a passeggiare davanti a questi supermercati. Quindi credo che anche un appello per questi giorni difficili e credo anche per i prossimi ponti ai cittadini di Ustuni ci possiamo permettere di farlo, di restare a casa e perché no, fare una bella grigliata magari sul tetto che ci sta, una buona musica, potremmo fare così, tenerci compagnia dai balconi e dai tetti. L'ho firmata stamattina questa ordinanza e prevede la chiusura di tutte le attività, a parte le farmacie, le parafarmacie e le edicole, ma le edicole sono nel giorno di Pasqua, quindi la chiusura di tutte le attività tranne quelle che ho detto, quindi chiusura totale, compresi naturalmente anche la rivendita di tabacchi e generi di monopoli dello Stato. Quindi sono tutte chiuse per domenica e lunedì. E c'è anche nell'ordinanza una ulteriore precisazione sulla possibilità di eseguire lavori in campagna. Io ho anticipato di un giorno quella che è stata poi la decisione
assunta dalla regione, quella di consentire alle persone di andare a completare i lavori in campagna, perché l'ho fatto perché comunque i controlli per quanto riguarda l'adempimento delle misure fitosanitarie in materia di prevenzione della xylella erano in corso, per cui ho ritenuto giusto consentire ai proprietari anche di andare a sfalciare l'erba, effettuare la potatura e altri lavori necessari. Ma si è naturalmente anche in questo caso aperto un varco che forse in troppi stavano sfruttando per andare in giro. Allora restringiamo l'orario cui vengono eseguiti questi lavori dalle 6 della mattina alle 12, e questo nei giorni naturalmente feriali. Nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 comunque questi lavori non potranno essere effettuati. Bene, Sindaco, io ti Questo è il ringrazio. contenuto dell'ordinanza che ho firmato oggi. Io con queste parole ti ringrazio per aver avuto la pazienza di essere con noi anche in questo pomeriggio, di aver accettato il nostro invito di questa breve chiacchierata intensa e significativa. Ci auguriamo naturalmente che questa emergenza finisca presto, nonostante continui a dire che bisogna rimanere a casa, e rimarremo a casa almeno sicuramente fino al prossimo maggio. Il decreto credo che continuerà perché, insomma, le misure restrittive, se Wuhan è stata riaperta ufficialmente qualche ora fa, l'Italia per essere aperta avrà bisogno ancora di un po' di tempo e quindi in maniera graduale verrà riaperta e siamo sicuri che acquisteremo la consapevolezza di poter ritornare ad abbracciarci, di poter ricominciare a popolare soprattutto le strade della nostra città, poi le campagne e soprattutto la nostra bellissima costa. Quindi ti ringrazio per quello che stai facendo per la nostra città e per i nostri cittadini e noi, come sempre, come informazione, siamo al vostro fianco per tutte le comunicazioni del caso. Grazie mille, Sindaco. Grazie Flavio, voglio dire questo, più tempo resistiamo in casa in questi mesi, più sarà bello rivedersi dopo e fare tutte quelle attività che ci piaceva fare, stare in piazza, incontrarci e abbracciarci, fare feste insieme. Questo sarà possibile e sarà anticipato quanto più saremo capaci di resistere in queste settimane. Un Grazie augurio a mille, tutti. Sindaco. Perfetto.